La condivisione e la valorizzazione della cultura del mare sono le priorità che uniscono la Marina Militare e Linea Blu. Lo storico programma di Rai 1 battezzato sulla fregata Carlo Bergamino, unità militare in procinto di raggiungere il Canale di Sicilia per prendere parte all'operazione Mare Nostrum. Strumento didattico poderoso è il mare per i giovani, è qualcosa che viviamo assieme a Linea Blu con grande convinzione. A timonare il tradizionale appuntamento del sabato, che in 21 anni dal 1994 ha percorso 5.000 degli 8.000 km di coste italiane, la giornalista Donatella Bianchi. Di un programma che ormai è un format consolidato e che si ripropone questa ambiziosa missione, che è quella di raccontare il mare, raccontarlo per quello che rappresenta per la nostra popolazione e per tutte le popolazioni del Mediterraneo, in un Mediterraneo che va condiviso. Una nuova stagione al via per Linea Blu con tante novità e una ricorrenza, quella del centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, che porterà le telecamere della trasmissione nel Mar Adriatico alla ricerca dei relitti della Marina ancora nascosti. Progetto a cui io tengo molto, condiviso con Marina Militare, con il Ministero dei Beni Culturali e con il TG1 Storia, che invece anticiperà in qualche modo quella che è la celebrazione, le celebrazioni della Grande Guerra, una guerra che però noi raccontiamo guardandola dal mare. Visitando quei relitti che spesso e volentieri noi dimentichiamo esistere in una sorta di grande museo sottomarino che celebreremo come un sacrario. Nel caso specifico cacciamine che sono dotate di sensori che normalmente servono per individuare degli ordigni sul fondo verranno anche utilizzati a favore di Linea Blu per l'individuazione di relitti di unità navali che sono affondate durante il primo conflitto mondiale.